Oltre 4.000 cantine espositrici da tutte le regioni italiane e da 30 paesi esteri, inaugurata a Verona Fiere la 56esima edizione di Vinitaly in programma fino a mercoledì 17 aprile, attesi più di 30.000 operatori internazionali, di cui 1.200 top buyer provenienti da 68 nazioni, selezionati e ospitati da Verona Fiere e ICE Agenzia, oltre a delegazioni commerciali dei principali paesi della domanda. Il quartiere fieristico è sold out e al taglio del nastro ufficiale nell'Auditorium Verdi del Pala Expo, con il presidente della Camera Lorenzo Fontana c'è stata una parata di autorità, 5 ministri del governo Meloni in questa giornata inaugurale, con in testa il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Questa edizione della manifestazione vuole contribuire ad accendere un ulteriore faro sul vino italiano, che ha proprio in Vinitaly il suo brand fieristico di promozione globale, e con questa logica da poco Verona Fiera ha terminato anche un giro del mondo in 18 città di 15 nazioni, durato oltre un semestre, per operare una selezione ponderata dei principali buyer da invitare a Vinitaly. Ora, al di là del successo numerico, ci si attende soprattutto un riscontro positivo in termini di qualità della domanda rappresentata. Mi fa piacere vedere proprio che la fiera comunque sta veramente diventando sempre più internazionale e risponde sempre di più alle esigenze degli operatori del settore, e quindi per me è un orgoglio vedere che la fiera sta progredendo in questo modo, e ringrazio e voglio ringraziare tutti i dipendenti, perché so cosa vuol dire lavorare alle spalle e dietro le quinte del Vinitaly. Rappresenta il tempio della promozione, della capacità, della qualità del sistema Italia, e come voi potete vedere fin dalle prime ore del mattino è strapieno con centinaia di migliaia di persone che visiteranno, entreranno in contatto con le imprese, parleranno di ambiente, di lavoro, di cultura, di salute, quindi rappresenta un momento altissimo. Vinitaly 2024 è l'anteprima, giustamente l'anteprima di quello che accadrà domani nella giornata nazionale del Made in Italy, che si terrà ogni anno nel giorno di nascita di Leonardo, il genio dell'umanità, che racchiude in sé, coniuga quello che è sostanzialmente il saper fare italiano. Anche quest'anno, lo sveleremo tra poco, abbiamo portato delle opere d'arte importanti. L'anno scorso noi facemmo un confronto tra il Bacco di Caravaggio e il Bacco di Guido Reni, e anche quest'anno riproponiamo l'arte e la cultura. La politica è qui non per fare passerella, ma è qui proprio per cercare anche di dare ascolto all'impresa vitivinicola. Sì, le esportazioni rappresentano circa il 40% del prodotto interno lordo italiano. Il mio impegno è quello di incrementarle ancora di più, andare ad esplorare anche realtà dove c'è l'Italian Sounding, quindi prodotti finti italiani o che copiano gli italiani. Credo che l'alta qualità della produzione vitivinicola italiana possa rappresentare un fiore all'occhiello e anche un elemento importante da un punto di vista quantitativo delle nostre esportazioni. L'Abruzzo torna protagonista e siamo con il presidente Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio di tutela vini d'Abruzzo. Si riparte con edizione peraltro anche rinnovata graficamente, presidente, qui allo stand Abruzzo. Sì, quest'anno abbiamo dato una rinnovata alla nostra immagine, puntando ovviamente su quelli che sono i cardini del famoso modello Abruzzo, dei nuovi disciplinari, quindi 4 sottozone ben delineate con appunto le proprie denominazioni, quindi Colline Pescaresi, Colline dell'Aquila, Terra di Chieti e Terra dell'Aquila, per evidenziare sempre di più questa nostra sfaccettatura che vogliamo dare alla nostra regione. Quindi da lì abbiamo colto l'occasione anche per dare una rinfrescata a quella che era l'immagine. Finalmente, ecco, dopo tanto parlare e tanto vedere, quest'anno porteremo in campo la prima vendemmia di queste 4 sottozone. Ovviamente non con il Montepulciano, che potrà uscire da novembre, ma presentiamo un Cerasuolo d'Abruzzo superiore, ovviamente per le 4 sottozone, e un Pecorino d'Abruzzo superiore, sempre per le 4 sottozone. E poi c'è lo spumante, il Trabocco spumante. Sì, il Trabocco è diciamo, un prodotto sul quale noi ovviamente, un marchio sul quale noi puntiamo tanto, che fa parte chiaramente dell'Abruzzo DOC Spumante, e oggi lo portiamo dopo la presentazione l'estate scorsa con una sua area dedicata, sempre per far capire ancora di più che l'Abruzzo non è una terra di grandi vini,
rossi, bianchi e cerasuoli, ma può essere, può rappresentare veramente una regione anche faro nel centro Italia per la spumantistica. Stiamo partecipando più attivamente, più alla luce del sole, a diciamo, molte attività aziendali e anche diciamo, dell'associazione che ci lega e che ci vede parte integrante del settore vinicolo in maniera ecco, molto attiva. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una grande svolta, possiamo parlare di sicuramente di ruoli emergenti, di figure emergenti in tutta Italia e anche in Calabria, diciamo che non rimaniamo indietro, anzi stiamo portando avanti moltissime attività, tra cui anche la nascita di un vino che si chiama Corale, proprio frutto della nostra associazione delle donne del vino, che è frutto di un blend di tutte le varietà autoctone, delle maggiori, quindi delle più rappresentative varietà autoctone della Calabria, quindi rappresentiamo in un unico vino tutti i territori della nostra regione, le varietà come il Magliocco, il Gaglioppo, il Greco Nero, il Nerello, quindi in un unico blend che si chiama Corale, che è stato presentato da pochi mesi e che è molto identificativo di un territorio. Siamo davvero un punto di riferimento, siamo una tra le fiere più internazionali dell'intero panorama fieristico internazionale e siamo a Verona. Di solito le grandi fiere internazionali si fanno nei quartieri fieristici delle grandi città metropolitane, penso a Las Vegas, a Shanghai, a Tokyo. Noi la facciamo a Verona perché evidentemente Verona è una città che sa veramente attrarre nel migliore dei modi, ma poi è tutta una città che si mette anche a disposizione di questi eventi fieristici e dunque credo che questo connubio sia davvero vincente. Di fatto è la rassegna, la vetrina internazionale per eccellenza. Stiamo parlando di 160.000 visitatori, 30.000 operatori, 4.000 aziende che espongono, 1.200 top buyers, come dicevo prima, provenienti da 65 paesi. Diciamo, ci sono tutti i presupposti per dire, da un lato io c'ero, dall'altro io non posso restare a casa, visto considerato che un operatore di questo comparto nel mondo deve essere presente. Vinitaly è una manifestazione che ormai ha una dimensione universale ed è il ponte della città verso il mondo intero. L'attività di Verona Fiera in questo senso è un'attività fondamentale sia verso il mondo sia verso la città. Con questo evento della fiera fuori dal salone, appunto, che coinvolge tutta la comunità cittadina. Verona è la città ospitale, quindi ci stiamo preparando e ci prepariamo sempre di più anno per anno a appunto questo flusso di persone veramente importanti che vengono a farci visita, quindi è una città che si evolve, una città che cresce e di conseguenza Vinitaly fa crescere la città e cresce anche come fiera, quindi Vinitaly è conosciuto ormai in tutto il mondo. Vinitaly rompe i confini geografici non solo in termini di buyer e presenze e sbarca negli Stati Uniti d'America, prima destinazione per l'export enologico italiano con un progetto ambizioso. Un mercato esigente da presidiare con costanza e attenzione. Con questo obiettivo è nato il progetto di sistema Vinitaly USA 2024 che già dall'edizione zero ha dato risposte importanti. Abbiamo portato più di 200 brand italiani negli Stati Uniti e quindi già dall'inizio è il primo evento italiano negli Stati Uniti con più di 1000 vini provati e circa 500 operatori provenienti da tutti gli Stati Uniti. Prezioso il lavoro in rete tra Verona Fiera, Italian Expo, la Camera di Commercio Italiana Americana di Chicago e del Midwest e ICE, Agenzia di Chicago e New York. Stiamo chiedendo con buon risultato a tutti gli imprenditori e a tutti i buyer di provare questa nuova fiera. È una scommessa perché il vino italiano come piattaforma fieristica non ha sempre avuto successo in America, ma credo che intanto abbiamo fatto un passo più avanti rispetto a tutte le altre edizioni. Vinitaly non è solo la fiera di aprile, che è comunque l'evento più importante e principale, ma è un insieme di iniziative che aiutano i produttori a trovare ambiti di mercato e sbocchi in tutto il mondo per fare una manifestazione più ampia. Un incambio molto importante con l'ICE, faremo un grande lavoro per i buyer di quel territorio che non potranno venire qui a Verona ma che saranno più comodi ad essere lì a Chicago. Stiamo ragionando poi sia con gli importatori che con i distributori con i quali abbiamo già degli accordi proprio per avere anche la loro tra virgolette benedizione e il loro apporto in questa importantissima manifestazione che di fatto è la prima e unica fiera del vino negli Stati Uniti.